prende la rincorsa Salvatore, va con il destro e il pallone va in rete! Che gol Salvatore! Blocca il risultato con questo colpo di biliardo che ha lasciato immobile Marzoli. 25esimo minuto, Sporting Nettuno 0, Klembofal 1. Palla lunga per Quincy, c'è l'imbalzo, ancora Quincy, per Caissutti, Caissutti, Caissutti! Caissutti! Con il sinistro! Che gol! Quincy lo voleva a tutti i costi e ci è riuscito! Una punizione da applausi, d'antologia del calcio! Il risultato, a pochi minuti dalla fine, è Sporting Nettuno 0, Klembofal 3. Maniglia, Rossi in aria per Rossi! Il neo entrato, servito alla perfezione da Maniglia, con questa incornata poderosa firma la rete della bandiera. Rossi c'è! Per la supremazia, per il podio è un unico obiettivo, vincere. Comunale di Viazzara, Torvaianica Real Velletri, il super match. Safe in profondità verso Celiani, Celiani entra in area, Celiani prova a piazzarla, Fatale non trattiene la palla, è lì San Marco! Incredibile San Marco! Al primo minuto, anzi a 37 secondi sul cronometro, il Torvaianica è già in vantaggio sul Real Velletri, si sblocca subito il big match a Viazzara, che spettacolo! Dribbling secco, incredibile di Seferi, palla splendida per San Marco, San Marco, San Marco, cade in aria, attenzione, calcio di rigore, ammonizione per Latini e calcio di rigore per il Torvaianica, seconda svolta della partita. Parte Celiani, 2-0 Torvaianica con Andrea Celiani che spiazza Fatale quasi da fermo col mancino ed è già 2-0 per i padroni di casa. Piccilli per la svolta, Solimeno! Che miracolo di Solimeno! Mettila di investire la prima occasione di gioco, Loria, Loria, dialogo con Porcari, Loria, limite dell'area col sinistro, Loria, Loria! Non è passato neanche un minuto e il Nettuno ha già messo la freccia, Loria porta in vantaggio i suoi con un grandissimo gol, forse un po' indeciso pensa, ma il Nettuno va in vantaggio. Con la Santi che di petto si porta avanti il pallone, con la Santi davanti al portiere, con la Santi è calcio di rigore per l'Almas Roma che ha l'opportunità di pareggiare ed è anche espulso Mariola. Radicic con il destro,
giudice spiazzato da Di Cicco, che riporta in carreggiata i suoi 1-1 qui al Celestino Masin, e partita completamente riaperta. Va Porcari dalla destra, mette in mezzo, la difesa non libera, la palla rimane lì, Cardoni! Cardoni appena entrato, porta in vantaggio i suoi con il gol del 2-1, riceve l'abbraccio di tutti, un gol veramente importante. C'è anche mister Catanzari sotto al gruppo, perché il suo uomo dalla panchina ha fatto veramente un'impresa. Ora si distende negli spazi il Nettuno, attenzione che può essere letale. Ottimo Porcari per Loria. Loria, Loria con il sinistro, pensa, incredibile! E ancora lui, ancora Cardoni dalla panchina. La decide così la partita, e forse non solo, forse decide il campionato e le sorti di una stagione. Grandissimo gol di Roberto Cardoni, il vero match winner dell'incontro. Va Corri a lottare su questo pallone, la vince di un fisico con Belluzzo, la palla messa in mezzo, 1-0 Falasche, ha segnato Flamini, minuto 35, ospiti in vantaggio, a suggellare un ottimo primo tempo. Grande parte del merito va a Correa, che ha creduto su questo pallone, ha vinto poi con il fisico alla pressione di Belluzzo. In estirada ha messo al centro per Flamini, che di prima non ci ha pensato su due volte, ha portato in vantaggio i dilettanti Falasche, 1-0. Controlla con il petto, prova in progressione, attenzione sulla sinistra Perica, lo scambio con Cancelli che la restituisce in profondità, Perica va sul fondo, la palla in mezzo per Flamini, azione incredibile delle Falasche, 2-0, un'azione incredibile, ancora una volta lui, Flamini, il raddoppio delle Falasche con un'azione impeccabile che ha messo a soquadro la difesa del Cedialdino De Pini. Adesso è sotto di due gol proprio in apertura di secondo tempo contro le Falasche, che oggi non sembrano assolutamente una squadra di fondo classifica. Christopher con il petto, lo scarico a cercare Greco, va a prendere posizione al centro dell'area, Greco lo serve con una pallombella perfetta, sinistro, rete! Tino Levini rientra subito in partita con Christofari, un'azione costruita in tandem con Christian Greco, lo scarico dell'attaccante proprio per lui, che poi restituisce con un mancino perfetto. E anche Christofari con il suo di mancino metterete questa palla importante per rimettere in piedi una partita che sembra fino a questo momento stregata, ma Dino De Pini c'è, 2-1. Messa direttamente in aria, attenzione, c'è forse un tocco e l'arbitro decide per il calcio di rigore. Era stato evidente il tocco con la mano, braccio visibilmente scomposto, quello di Bardi, che è valso il penalty per il Cedialdino De Pini. Va Christofari, rete, soluzione potente di Flavio Christofari, e ritrova il pareggio per il Cedial, 2-2.
attraversi le falasche in contropiede. Attenzione ad Ovidi che va in progressione. Ovidi, ancora Ovidi, attenzione Ovidi, punta l'aria, salta tutti, Ovidi, la palla per Correa con il destro, rete! Falasche di nuovo in vantaggio con un gol strepitoso all'86esimo. Correa dopo un'azione incredibile di Ovidi, un'azione alla Maradona dove ha dribblato tutto il giro di Pini, la palla poi finisce a Correa che non spreca la grandissima progressione del compagno e porta in vantaggio nuovamente le falasche. Festeggia Correa, ma sa che questo gol è in compartecipazione con la straordinaria azione di Simone Ovidi. 3-2.